Da qualche settimana ho cominciato il mio progetto fotografico, il mio viaggio nella mia città e dintorni alla scoperta di realtà che mi interessa conoscere e scoprire. E volevo condividere qui con voi sul canale alcune riflessioni che spero vi possano tornare utili se state pensando di iniziare un vostro progetto fotografico. Dunque, ipotizziamo che siate riusciti a sopravvivere a questa giungla fittissima di recensioni, comparazioni, varie ed eventuali e che abbiate acquistato la macchina fotografica perfetta, almeno si spera, per le vostre esigenze. E che dopo essere diventati padroni del mezzo che per voi non ha più segreti, vogliate iniziare un progetto fotografico, ma non sapete da dove partire, da dove cominciare. Ecco, il mio primo suggerimento che mi sento di darvi è: partite dalla vostra passione. Che cosa vi piace? Cosa vi incuriosisce? Magari, non so, siete impallinati con le arti marziali o con la botanica. Oppure vi piacciono i cavalli? Ecco, ipotizziamo che vi affascini il mondo dell'ippica. Vi dico cosa farei io, così improvvisiamo un po' oggi. Per prima cosa andrei in un maneggio, ovviamente, e parlerei con chi lo gestisce. Gli prospetterei la mia voglia di approfondire questa mia curiosità realizzando un progetto fotografico sui suoi cavalli e magari, visto che oggi qualsiasi attività necessita di tantissimi contenuti da dare in pasto ai propri followers, io offrirei la possibilità di condividere gratuitamente queste foto che andrei a realizzare nel maneggio sui vari canali di comunicazione. A patto e condizione però che mi lasciano libero di esprimere il mio punto di vista senza condizionamenti o restrizioni di varia natura. Fatto questo, prima ancora di fotografare, comincerei ad osservare questi benedetti cavalli, mentre vanno al galoppo, mentre mangiano, mentre dormono, l'ambiente in cui vivono e magari conosco lo stalliere che si prende cura di loro, imparo a conoscere gli attrezzi che utilizza e scopro che più osservo da vicino questa realtà e più cominciano a venirmi in mente idee su come raccontarla attraverso delle immagini. E questo discorso mi porta ad un secondo consiglio, una seconda considerazione, cioè: una volta che avete scelto un tema e avete una direzione, non programmate minuziosamente ogni singolo scatto, lasciatevi un po' di spazio per l'ignoto, perché magari potreste rimanere sorpresi dalla direzione che potrebbe prendere il vostro progetto fotografico. Rimanendo sul tema dei cavalli, non so perché oggi mi sono fissato sui cavalli, ma va bene così, proseguiamo. Chi gestisce il maneggio, con cui ormai sarei entrato in confidenza e lo avrei anche coinvolto nel progetto, mi dice che sta per nascere un puledro e così mi ritroverei catapultato in un contesto, una situazione che non mi sarei mai aspettato di documentare, come il rapporto tra una madre, il figlio o figlia appena nata. E il progetto potrebbe prendere una piega imprevista che supererebbe le mie aspettative. Vi dico questo perché è quello che sto vivendo personalmente viaggiando nella mia città. Io sono andato, per esempio, al mercato delle pulci di Palermo perché mi ha sempre incuriosito questo posto, non sapendo prima che foto avrei fatto. E mai avrei immaginato che mi sarei trovato in un posto super affascinante come il Museo Storico del Mercato, che Luciano, il proprietario, mi ha raccontato svelandomi una realtà unica nel suo genere. Oppure, io ero venuto a sapere che Salvo Bumbello costruisse pupi, ma non sapevo che li mettesse anche in scena. E appena mi ha prospettato la possibilità di filmare e fotografare il dietro le quinte di uno spettacolo dell'Opera dei Pupi, non ci ho pensato due volte e ho vissuto un'esperienza unica che ricorderò per sempre. E qui ci colleghiamo all'ultima considerazione che secondo me è la più importante di tutte, cioè che impegnarsi nella realizzazione di un progetto fotografico significa, almeno per me, questo è il mio punto di vista, trovare un pretesto perfetto per soddisfare una curiosità o un'ossessione, mi verrebbe da dire. E cercando, osservando, ascoltando le storie delle persone che vivono in un posto, che svolgono un mestiere affascinante come il signor Muliello che costruisce violini o Massimo che riporta in vita biciclette artigianali storiche, allargo i miei orizzonti, ma non soltanto culturali, proprio esistenziali, così come quando si legge un romanzo con la differenza che in quelle storie ci sei dentro fino al collo e non le devi soltanto immaginare.
Spero che questo video vi sia stato utile in qualche modo. Se è così, fatemelo sapere nei commenti, raccontatemi la vostra idea di progetto fotografico, i vostri dubbi, le vostre perplessità riguardo ad un'idea che vorreste realizzare magari. Così la sezione commenta diventa sicuramente più interessante anche del video. E ho anche modo di conoscere meglio chi si è imbattuto in questo canale di fotografia. Se cercate altri spunti per il vostro progetto fotografico, ho creato una playlist apposita in cui vi racconto come in un diario di viaggio le persone che incontro durante la realizzazione del mio progetto, i posti che visito e le riflessioni che mi suscitano. Se siete proprio agli inizi e non volete impazzire dietro ai mille tutorial sparsi per il web, vi segnalo il mio corso pratico di fotografia, dalle basi alla post-produzione. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e ci vediamo al prossimo video.